Oggi ragazzi siamo qui con il primo episodio della Super Carriera Giocatore. Mi raccomando, ascoltate bene i primi minuti di questo video perché spiegherò le regole di questa nuova serie e raggiungiamo i 2000 mi piace per questo primo episodio. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è GiocatoreNerdSante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il primo episodio della Super Carriera Giocatore. Oggi siamo qui per iniziare non una nuova carriera, ma comunque per continuare in modo diverso la carriera giocatore normale che abbiamo fatto fino ad adesso. Siamo passati infatti dalla Lazio all'Atletico Madrid e oggi andremo come sempre a giocare 3 partite. Questa è la classifica, siamo lì dopo 2 giornate con 3 punti. Ma adesso ragazzi devo spiegarvi un attimo le regole di questa Super Carriera Giocatore. Allora, ho pensato che bisognava comunque aggiungere qualcosa in più per rendere questa carriera un tantino più divertente. Infatti adesso vi farò vedere delle piccole sfide che mi sono imposto, diciamo, di completare in questa carriera. Non sono dei propri obiettivi, ma sono proprio delle sfide, perché ogni sfida avrà dei punti, diciamo, al suo completamento. Infatti potete vedere che un gol normale ad esempio vale 2 punti, una doppietta ne vale 3, una tripletta ne vale 5 e un poker ne vale 10. Questo per quanto riguarda appunto il numero di gol segnati. Poi abbiamo anche il numero degli assist, che è praticamente la stessa cosa che vedete comunque qui nello schermo. Le sfide relative alla prestazione in campo, quindi in base al voto finale avremo dei punti in più o no a fine partita. I tipi di gol, che sono veramente tanti, non sto a leggerli tutti, ma comunque li potete vedere qui a schermo, e in base alla difficoltà aumentano appunto i punti che riceveremo in cambio. Si parte ad esempio dal gol su calcio di rigore, che vale 2 punti, che è quello diciamo più semplice da realizzare, fino ad arrivare a gol molto più difficili come quello da metà campo, che comprende sia il tiro da metà campo come il gol di Florenzi ad esempio, sia il gol appunto partendo da metà campo e arrivando fino in porta. E poi il gol, diciamo quello più difficile che non mi è mai riuscito in tutte queste carriere, è il gol di rovesciata, che vale 20 punti. Abbiamo inoltre anche delle sfide che riguardano la nostra squadra e anche delle penalità. Infatti potete vedere che in caso di vittoria otterremo ulteriori 3 punti, però in caso di pareggio o di sconfitta oppure di cartellino giallo o rosso o di rigore fallito avremo dei punti di penalità. A fine partita quindi avremo un totale, in base a quello che siamo riusciti a fare avremo appunto dei punti totali. Questi punti ci serviranno per fare gli allenamenti, perché con i punti accumulati potremmo andare ad acquistare tra virgolette gli allenamenti. Come voi sapete abbiamo a disposizione ben 5 allenamenti, che vanno dal facile, quindi quelli bronzo, quelli normali, cioè quelli argento, e quelli difficili, che sono quelli oro. Un allenamento bronzo costerà 1 punto solo, un allenamento argento costerà ben 3 punti e un allenamento oro costerà 5 punti. In questo modo noi non cresciamo solo con gli allenamenti, ma cresciamo anche tramite le prestazioni in campo. Quindi se noi facciamo schifo non cresciamo perché non abbiamo punti. Se invece noi giochiamo delle grandissime partite possiamo ottenere più allenamenti e quindi crescere più velocemente. Questo diciamo è in pochi minuti un attimo l'idea che mi è venuta in mente, un'idea un po' nuova per modificare questa carriera, perché sono 3 anni ormai che porto questa carriera a giocatore ed è da un po' che voglio dare comunque un cambiamento senza fare appunto sempre le stesse cose. Spero ragazzi che questa idea vi piaccia. Ovviamente è un'idea diciamo che è in fase di sviluppo, quindi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se volete cambiare qualcosa, se volete aggiungere cose nuove, fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti, perché appunto questa idea è diciamo è una beta, quindi magari diciamo che possiamo migliorare con il trascorrere degli episodi, o comunque magari ci accorgiamo di qualcosa che non va bene e che possiamo cambiare. Questa comunque è l'idea iniziale di questa carriera, spero che vi piaccia, fatemelo sapere ovviamente nei commenti, e io direi di partire subito con la prima partita contro l'Espagnol. Abbiamo 3 partite molto complicate, perché ci sarà subito il Wolfsburg dopo e poi la partita contro il Getafe. Da notare questo calendario che è praticamente pazzo, perché giochiamo mercoledì e venerdì, credo che non si possa
fare di regolamento una partita così ravvicinata, però vabbè, un solo giorno di riposo, non facciamo neanche tempo ad uscire dallo stadio che dobbiamo subito andare a giocare questa partita, però vabbè, il calendario è stato messo così, cercheremo di non infortunarci e andiamo a giocare assolutamente questa prima partita contro l'Espagnol. Mi raccomando signori, per questo inizio di serie voglio assolutamente 2000 mi piace. Possiamo arrivarci e noi ci vediamo in campo, siamo lì davanti intanto compagni con Gameiro. Perfetto, andiamo a fare il nostro esordio nello stadio Vicente Calderón. Ci siamo ragazzi, siamo allo stadio Vicente Calderón, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Atletico Madrid e Spagnol. Le magliette si confondono un po' sinceramente, però vabbè, ci faremo l'abitudine. Attenzione, Saul, è buona per noi, possiamo andare alla fine sul primo, bene, appoggiamo per Gameiro, forza Gameiro, fino in fondo, fermato, poi c'è Koke, buona per noi il sinistro, ribattuto da Sorensen. E sarà calcio d'angolo. Attenzione qua, è buona per noi. Appoggiamo subito per Gameiro. Guardami ancora. Koke, è buona per noi. Possiamo andare alla finta. Ne superiamo uno, 1-2. In qualche modo, poi è ancora buona. Con calma. Nico Gaetan, appoggia per noi. Ci giriamo dentro. 1-2. Il destro, anzi. Volevo l'1-2, Koke. Era difficile da lì riuscire a tirare bene. Di praticamente da fermo. Però vabbè, non fa niente. Attenzione qua, Juarado, palla dentro, 1-0 Spagnol, al 53esimo, era quello che marcavo io, però attenzione, Godin l'ha presa sulla linea, quindi mi sa che autogol di Godin forse, infatti è così, autogol di Godin al 54esimo, e qua si mette male, si mette veramente male, a livello di punti, perché la sconfitta ci penalizza molto, comunque Gaetan è ancora buona, Felipe Luis, guardami che ci sono, ok è buona, subito palla dentro, 1-2 di tacco, bellissimo, Strootman, l'1-2 di tacco. È stata deviata? No, ma come? Non è calcio d'angolo. Boh, mi sembrava di aver visto la deviazione. Siamo tuo attacco totale comunque. Ok, era quello che volevo. Carrasco, occhio qui, guardami. È buona per noi, possiamo andare alla finta. Ce la mettiamo sul sinistro, proviamo a giro. Palla fuori, palla fuori. Cavolo, cavolo, cavolo. Erano i nostri tiri quelli. La prendono loro ovviamente sul rinvio. E forse subisce anche fallo. E invece no, si continua. Arbitro non fischiare, invece no, finisce qua. Bruttissima partita. Bruttissima partita. Noi abbiamo fatto 7.1 di valutazione, se non sbaglio. Esatto, 7.1 di valutazione. Quindi ricapitolando, abbiamo preso praticamente 2 punti per la valutazione superiore al 7. E poi siamo stati penalizzati di 3 punti per colpa della sconfitta, quindi il totale è meno 1, siamo subito in negativo. Bene, abbiamo la seconda partita di Champions contro il Wolfsburg, è la prima del girone e questo appunto è il nostro girone, Benfica, Wolfsburg e Galatasaray. Girone non impossibile, dobbiamo assolutamente farcela, io voglio andare avanti in Champions, quindi con un punteggio di meno 1 possiamo andare a giocare questa seconda partita con la maglia dell'Atletico. Ci siamo ragazzi, siamo ancora una volta nel nostro stadio, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Atletico Madrid-Wolfsburg. Attenzione qua, Versalico, è buona per noi, appoggiamo dentro per Vietto che la mette giù, poi Versalico con il destro e palla fuori. Attenzione, Vietto è buona per noi, bene così, appoggiamo dentro, 1-2, ok è venuto bene, è venuto bene, possiamo andare alla finta, rientriamo, appoggiamo subito, forza, tira, fai qualcosa, appoggia per me se non ce la fai. Ok, andiamo, ci giriamo con il sinistro, 1-2, chiudiamo, ok. Primo gol con la maglia dell'Atletico Madrid. Un'azione un po' confusa, non si è capito niente, quello lì stava proteggendo palla all'infinito. Eccolo qua, poi l'1-2, bellissimo. Ok, e poi con il sinistro la mettiamo dentro. Primo gol con l'Atletico Madrid per noi e primo gol anche in carriera in Champions, al nostro esordio in Champions praticamente. Appoggiamo per Vietto, forza Vietto, palla dentro, è perfetta, aspettami, aspettami, aspettami. Dovevi aspettarmi un po' di più, mannaggia, stavo arrivando, forse ero un po' più indietro. Attenzione qua, bellissimo il lancio del Wolfsburg, è da solo, uno contro uno, Oblak l'ha parata poi sulla linea, meno male che è uscita. Bellissimo il lancio comunque, ma era da solo quello. Intanto occhio qua, Bruma, stiamo attenti, Oblak, il miracolo ancora. E poi allontaniamo via, sì perché c'è fallo. Ok, stiamo calmi però ragazzi, questa vittoria è importantissima. Poi stiamo giocando anche bene, quindi dai, non subiamo gol. Attenzione, Godin, è buona per Thomas, palla dentro, di prima, per Vietto. Ok Vietto, passa in mezzo a due, Vietto, guardami, guardami dall'altro lato, Vietto, ok è perfetta, uno contro uno, il sinistro. 2-0, doppietta, doppietta per noi, ma bellissima azione di Vietto signori, veramente molto molto bella. Qui si vede solo la parte finale quando passa in mezzo a due, ma ha fatto veramente una grandissima azione. Poi noi con il sinistro non sbagliamo per la seconda volta,
secondo gol in Champions, secondo gol di questa partita, doppietta per noi e 2-0 Atletico Madrid. Peccato aver sbagliato l'esordio, peccato aver sbagliato la prima partita, veramente ci è girato tutto male lì. Attenzione Caliguri, stiamo attenti dall'altro lato, è buona Vieriña, il destro, Oblak ancora, altra bella parata, 3 volte siamo stati salvati da Oblak. Questa è la prova che quando la fortuna gira dalla tua parte non c'è niente da fare. Caliguri, palla dentro, Ruiz lo ferma 2 volte, poi attenzione palla dentro, Godin allontana via, poi al volo Oblak ancora, migliore in campo Oblak, o io Oblak siamo i migliori in campo, assolutamente. Intanto pallone spazzato su, la mia squadra ha smesso di attaccare però. Occhio qui ancora il Wolfsburg, Ruiz, il piede storto, dall'altro lato si rinvia, mannaggia. E sarà calcio d'angolo al 93esimo, anche il portiere in mezzo, magari se riusciamo a fare una bella ripartenza. Oblak, mi devi guardare per favore, non è fuori gioco. Oblak, 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 ok, arbitro, non fischiare, con calma, me lo devo mettere sul sinistro, ho sbagliato tutto, ho perso l'attimo, e finisce qui la partita. Me la dovevo mettere sul sinistro e dovevo superare la metà campo per fare il tiro, altrimenti non mi faceva tirare. Comunque, 8.8 di valutazione, peccato perché non otteniamo i punteggi del 9, ma otteniamo comunque una valutazione superiore all'8. Quindi, ricapitolando, sono 3 punti per la doppietta, 3 punti per aver superato la valutazione di 8 e 3 punti per la vittoria, quindi 3, 6, 9. Avevamo un totale di meno 1 e quindi siamo a 8 punti. Non abbiamo fatto nessun gol speciale, sono stati gol semplici nell'area, quindi niente di che, e non prendiamo nessun altro bonus. Con gli 8 punti a disposizione possiamo assolutamente comprare, diciamo, qualche allenamento. Fare assolutamente le punizioni avanzate e quindi fare l'allenamento oro. L'allenamento oro costa 5 punti, che sono veramente tanti, e quindi rimaniamo con soli 3 punti. Quindi io direi di fare percorso dribbling per quanto riguarda la difficoltà normale, quindi altri 3 punti scalati e scendiamo ad un punto, se non sbaglio, e con l'ultimo punto a disposizione andiamo magari a fare qualcosa relativo alla difesa come difesa semplice, cioè difesa bronzo, e andiamo a simulare questi 3 allenamenti. Devo pensarci ragazzi, perché ho visto che comunque i punti si fanno difficilmente e costano tanto gli allenamenti, come li ho impostati io costano veramente tanto, ad esempio con questo qui oro ci siamo praticamente giocati tutti quanti i punti, quindi vedremo magari se nel prossimo episodio diminuire il prezzo tra virgolette degli allenamenti. Ci sto pensando. Come ho detto all'inizio, questa qui è una serie beta, quindi miglioreremo con il corso del tempo. Adesso comunque andiamo a giocare questa partita contro il Getafe. Siamo ancora in campo noi, nonostante la stanchezza, penso, perché stiamo giocando sempre. E infatti sì, siamo un po' stanchi, però ok, siamo in campo. Andiamo signora a fare questa terza partita di questo video. Ci siamo ragazzi, siamo nello stadio del Getafe, le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Getafe Atletico Madrid. Thomas appoggia per Juanfran, subito per Gameiro, dall'altro lato Saul, guardami Saul sulla corsa, ok è buona, possiamo andare, palla dentro, è perfetta con il destro, poi Gameiro, 1-0 Atletico dopo 8 minuti, peccato che non abbia segnato il giocatore a cui ho passato il pallone perché potevamo ottenere i punti dell'assist, invece lui ha sbagliato perché l'ha parata il portiere, poi fortunato Gameiro che segna il suo primo gol se non sbaglio in campionato, e 1-0 Atletico. Non capisco perché non abbiamo giocato così anche la prima partita di campionato, però vabbè, adesso ci siamo ripresi e quindi cerchiamo di mantenere questo ritmo. Saul, è buona per Gameiro, guardami dentro, ok possiamo andare, proviamo a superarne 2, ci riusciamo, e poi allarghiamo dall'altro lato, è buona per Felipe Luis, guardami ancora Felipe Luis, è perfetta la finta, rientriamo, appoggiamo, 2-0 Atletico, ottimo assist, questa volta sì che prendiamo anche i punti dell'assist, e dopo 15 minuti siamo subito sul 2-0. È così che bisogna giocare, è così che bisogna continuare a fare in tutte le partite. Che poi la cosa bella è che quando stiamo vincendo 2-0 possiamo cercare di fare gol, diciamo, spettacolari per avere più punti. Visto che comunque siamo sul 2-0, stiamo dominando, penso che comunque questa partita l'andremo a vincere, indipendentemente dal fatto se riusciamo a fare il 2-0 oppure no. Intanto guardate come rischiano questi sempre. È perfetta per Koke, ok, è buona, appoggiamo dentro per Gameiro di tacco, ok, guardami, è perfetta, il destro, battiamo il portiere, bel gol, 3-0 Atletico Madrid dopo 44 minuti. Primo gol per noi anche in questa partita, ma soprattutto in questo campionato, perché fino adesso abbiamo segnato solo in Champions, e siamo sul 3-0.
Attenzione, Strootman recupera palla. T'ho visto Rondon, mi sembra. Ok, è perfetta. Guardami con il sinistro al giro. E palla fuori di poco. Ma finisce qui la partita. Si è visto veramente poco in questo secondo tempo. Noi eravamo veramente stanchi, quindi cercavo di non correre troppo. Comunque, concludiamo con 9.1 di valutazione. Quindi abbiamo 5 punti, se non sbaglio. Esatto, sto leggendo qui i punti sul telefono. 5 punti per 9.1 di valutazione. 2 punti per il gol, e quindi andiamo a 7. Un punto anche per l'assist, che qui ci conta l'assist, quindi un punto. E saliamo a 8. 3 punti per la vittoria e andiamo ad 11. Se non sbaglio, i punti dovrebbero essere questi. Tra l'altro, adesso che ci penso, io prima ho fatto un allenamento argento che costava 3 e un allenamento bronzo che costava 1. Quindi mi sono sbagliato e ho fatto un allenamento in più che non dovevo fare. Quindi scaliamoci il punto dell'allenamento bronzo e adesso siamo a 10 punti. Spero di non far casino con tutti questi punti comunque. Adesso con 10 punti a disposizione possiamo fare un allenamento argento che costa 3. Possiamo fare percorso dribbling, e quindi adesso abbiamo 7 punti. Poi voglio fare assolutamente quello delle punizioni, perché voglio migliorare assolutamente. Quindi facciamo punizioni avanzate che costa ben 5, e quindi abbiamo adesso 2 punti a disposizione. E facciamo 2 allenamenti facili, uno la finalizzazione e un altro passaggi in porta. Perfetto. Spero, ragazzi, di non aver fatto confusione con i punti. La prossima partita comunque sarà contro il Real Madrid. Poi abbiamo un incontro ravvicinato veramente assurdo. Io non penso di giocare anche l'altra partita, o cioè comunque penso di stare in panchina, perché è veramente impossibile recuperare. Cioè, qui ci infortuniamo sicuramente. Comunque, ci penseremo nel prossimo episodio. Io spero, ragazzi, che questo primo video della super carriera giocatore vi sia piaciuta. Cerchiamo di raggiungere i 2000 mi piace per questo episodio. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!